Salve, si è tenuta oggi pomeriggio nella sala consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto un'importante iniziativa organizzata dall'associazione Omnibus della Presidente Raffaella Milandri sull'accessibilità alla lettura agli ipovedenti e non vedenti, in occasione della giornata nazionale del Braille. Questa iniziativa è veramente lodevole e va un grande applauso da parte dell'amministrazione a questa associazione che ha avuto l'idea di organizzare appunto questo evento. Ha partecipato anche tutta l'Unione Italiana Cechi, sezione di Fermo ed Ascoli Piceno, e che è stata veramente entusiasta perché dare l'opportunità a queste persone di leggere dei classici è veramente un'iniziativa di una grande valenza sociale. Quindi ringraziamo di nuovo l'associazione Omnibus per aver proprio avuto questa particolare sensibilità, di aver capito proprio le difficoltà di questa categoria di disabili. Passo la parola alla mia collega Antonella Baiocchi. Prego. Bene, è una bellissima opportunità veramente di poter aiutare chi si trova nel disagio a poter accedere a qualcosa a cui fino ad oggi non era possibile accedere. Questa iniziativa di creare dei libri di grande spessore culturale anche accessibili agli ipovedenti è una grande iniziativa di pari opportunità. Con Raffaella Milandri siamo legati veramente da una sensibilità che ci accomuna. È sempre stata assolutamente sensibile a portare giustizia dove non c'è giustizia e a portare parità dove ancora non ce n'è. Quindi è un'iniziativa meravigliosa che ci vede noi amministratori del sociale, a Carboni, che porta sulle sue spalle gran parte del sociale ed io che porto un angoletto. Mi è stato dato il compito di occuparmi di promuovere la cultura del rispetto e quindi oggi, prevalentemente essendo qui insieme con la mia collega, è un bellissimo segnale perché l'integrazione e l'inclusione comincia soprattutto negli ambiti dove si lavora. Grazie. Abbiamo visto anche il sindaco che ha partecipato, mi sembra, no? Il sindaco assolutamente ha partecipato ed è orgoglioso, diciamo, di questa opportunità che dà lustro anche all'amministrazione e ha portato inizialmente i saluti veramente di cuore e con grande sensibilità.